Buonasera, il nostro più caloroso benvenuto a tutti voi. Siamo pronti per una nuova puntata della Domenica Sportiva che inizia con i gol in musica montati da Antonio Ottavio. L'ultimo gol non era esattamente un gol della giornata di una squadra abruzzese, ma è uno di quei gol da ricordare ogni giorno, vero Antonio Leonardis? Ciao, ben ritrovato. Beh sì, era un bellissimo gol di un giocatore all'epoca del Milan, ma poi anche della nazionale, tra l'altro oggi è ospite nostro, quindi è un gol di Oddo, la partita Milan-Chievo, credo sul passaggio di Ronaldo, o E no? Non te sentiamo la subito ricordi? Massimo Oddo, Sei qua proprio. allenatore della Primavera del Pescara e campione mondiale 2006. Ciao Massimo, benvenuto. Buonasera a tutti. Ricordi questo gol? Eh sì, non è che ne abbia fatti tantissimo il difensore, sicuramente uno dei gol più belli, se vogliamo, che ho fatto in carriera. Sicuramente un bel gol fatto su un assist di un, probabilmente il più grande giocatore con cui abbia mai giocato. Ma comunque di gol ne ha fatti pure diversi, ne ha fatti credo 17 in Serie A, quindi non sono pochi, o sbaglio? No, fatti di più. Di più, esatto, 17 solo con la Lazio forse. Sì, una trentina di gol ho fatto. Appunto, insomma, non ne ha fatti pochi, questo volevo dire. Li ricorderemo anche insieme a te. Salutiamo anche Franco Di Battista, responsabile del settore giovanile della Virtus Lanciano. Buonasera, Buonasera. Buonasera a voi. E un saluto anche a Giovanni Oddo, fratello di Massimo Oddo e vicepresidente dell'associazione Massimo Oddo Onlus, perché Massimo Oddo non è solo un Buonasera a tutti. campione Grazie.
Buonasera Giovanni, Massimo Addo, diciamo, non è solo un campione sul campo, ma lo è anche nella solidarietà, perché da 10 anni esiste un'associazione a suo nome che lavora a tanti progetti umanitari. Il segretario di questa associazione è Gianluca Di Felice. Buonasera Gianluca. Buonasera a voi. E noi parliamo sempre volentieri alla Domenica Sportiva di questo impegno umanitario di Massimo Addo e dei suoi più stretti collaboratori. Lo faremo anche questa sera. Io volevo, prima di entrare nel vivo calcistico la nostra trasmissione, effettuare il primo collegamento, se siamo pronti, il primo collegamento esterno della nostra trasmissione. Non so se siamo pronti alla regia. Sì, siamo ancora, no, tra poco saremo pronti. Allora, vediamo se Dino D'Angelo, il nostro regista, ci dà l'ok. Ci colleghiamo subito con Montesilvano. No, se non abbiamo l'ok, andiamo avanti allora con la nostra scaletta, che prevede un aggiornamento su quello che è successo in questa giornata in Serie B e Lega Pro. Iniziamo dalle classifiche, quarta giornata in Serie B, vediamo con l'aiuto della grafica dalla regia: Carpi Trapani 2-2, Spezia Entella 1-0, Bari Livorno 2-0, Bologna Crotone batte Bologna 2-0, Brescia Ternana 0-0, Catania Modena 0-0, Cittadella Pescara 3-2, Latina Avellino batte Latina 2-1, Perugia Vicenza 2-2, Provercelli Varese 4-0, Virtus Lacciano Frosinone 1-5. La classifica vede ancora in testa il Perugia solitario con 10 punti, seguono Ternana e Trapani 8, Avellino, Bari, Cittadella, Frosinone, Spezia 7, Carpi e Provercelli 6, Latina, Livorno, Modena, Virtus Lanciano 5, Bologna, Brescia e Crotone 4, Varese 3, Catania, Pescara, Vicenza 2, Entella 1 punto. E scopriamo anche i risultati in Lega Pro, vediamo il quadro del girone B con l'aiuto della regia, eccolo qui: Teramo Gubbio 2-1, ancora Pro Piacenza 4-0, Lucchese Pontedera 1-0, Pisa Reggiana 0-0, Forlì Carrese 2-2, Tutto Cuoio L'Aquila 1-1, Prato Savona 3-1, Spal Ascoli 1-0, Grosseto Pistoiese 1-1, San Marino Sant'Arcangelo è il posticipo di domani alle 20:45. La classifica: in testa il Pisa con 11 punti, Teramo 9 insieme a Tutto Cuoio, Ascoli, Lucchese, Pontedera, Prato, Reggiana 8 punti, Spal 7, Grosseto 6, Ancona, Carrarese, Forlì, Pistoiese, Savona 5, L'Aquila 4, San Marino, Sant'Arcangelo 3, 2 punti il Gubbio e meno 2 Pro Piacenza. La parola come sempre ad Antonio De Leonardis, che ci parlerà di questa Serie B che vede in realtà proprio le neo retrocesse, oltre che per quanto riguarda questo turno proprio Pescara, Virtus Lanciano e poi via anche la Lega Pro. Il tuo punto di vista? Beh, sì, è stata, purtroppo è stata una giornata disastrosa, insomma penso la peggiore di questo inizio campionato, visto che tutte e due le squadre abruzzesi di Serie B hanno perso. Ha perso malissimo il Lanciano, un blackout totale, del tutto inatteso, voglio dire, perché questa è una squadra che aveva dato segnali di solidità, direi troppo brutto per essere vero, nel senso che è una giornata storta che può capitare, questo pesante il risultato, quindi bisogna non fare drammi, perché insomma credo che questo nel calcio ci stia. Se a Lanciano è stato un blackout totale, il blackout del Pescara è stato nell'ultima mezz'ora, una mezz'ora in cui la squadra ha perso in maniera incredibile una partita che aveva dominato. Io credo che la prima ora di gioco più o meno sia stata la migliore prestazione della squadra di Baroni in questa prima fase del campionato. Ha giocato, veramente era padrona del campo, ha avuto diverse palle gol, è stata come al solito non ha realizzato, però insomma fino alla quindicesima ripresa, quando tra l'altro Pasquato ha fallito l'ultima delle palle gol che ha avuto il Pescara, e lì è cambiata la partita, perché sulla azione successiva c'è stato il pareggio del Cittadella, e poi nel finale è arrivata pure la sconfitta. Che dire, cioè, la prima cosa da dire credo che sia intanto di non drammatizzare, nel senso che comunque è una squadra che secondo me sta dando, soprattutto sul piano delle prestazioni, direi che ha sbagliato due mezze partite, quella col Bologna
che e poi quest'ultima mezz'ora con il Cittadella, è vero anche che secondo me affiorano dei problemi ripetuti, innanzitutto credo la tenuta mentale e anche fisica della squadra, perché il fatto che non sia mai riuscito a reggere per intero i 90 minuti, a parte credo con la prima partita, quella di Coppa Italia col Chievo, forse è stata l'unica, anche quella col Trapani, nella prima di campionato, e quindi lì credo che ci sia da lavorare. Il secondo problema credo che sia pure quello della difesa, che, insomma questa è una difesa secondo me abbastanza precaria, nel senso che secondo me sta pagando pure il fatto che per infortuni, per scelta, anche per scelta tecnica, soprattutto i due centrali sono cambiati in tutte e quattro le partite, insomma. E questo credo che ritardi il processo di crescita della squadra. I gol della Croce Cittadella sono stati proprio gol in cui praticamente non si marcava, quindi non è stato, secondo me, non sono stati errori proprio di reparto, quanto di errori singoli, di, non so, di leggerezza, di scarsa concentrazione, di scarso affiatamento, direi. Credo che fino a questo momento la coppia che aveva dato maggiori garanzie era quella con cui era partito Baroni, cioè Ćosić e Zuparić, che in effetti questi due, tra l'altro abbastanza giovani ragazzi, sembrava che fossero molto affiatati e che stessero crescendo insieme. Poi per forza di cose le cose sono cambiate, però credo che ci sia innanzitutto la necessità di dare la propria compattezza al reparto arretrato. E poi il terzo problema che affiora è che, insomma, questa è una squadra, secondo me, sta giocando molto bene sul lavoro che ha fatto finora, cioè fa fatica, almeno in questa fase della stagione, a cambiare in corso d'opera assetto tattico o modulo. Cioè, da quello che abbiamo visto col Bologna, Baroni ci ha provato due volte, col Bologna ritoccando la squadra in maniera del tutto anomala, insomma, è praticamente quella, la squadra l'ha assorbita male, ha avuto un segnale negativo ed è tornata a giocare nella ripresa quando la situazione era già compromessa. E a Cittadella la cosa si è ripetuta nel finale, quando appunto alla fine, per cercare di mantenere il risultato, l'allenatore ha provato a schierare un 5-3-2 che doveva dare maggiore, secondo il suo parere, ma probabilmente come scelta probabilmente poteva essere anche logica, però la risposta è stata negativa, tanto che nel finale Pescara ha perso la partita. Quindi direi che ci sono dei margini di miglioramento notevoli, ma comunque c'è molto da lavorare per una squadra che comunque ha una sua identità e che sarebbe veramente stupido buttare tutto all'aria, come per esempio è capitato l'anno scorso, quando la prima avvisaglia, ricorda proprio la quarta giornata, un Varese Pescara perso in maniera più o meno come con il Cittadella, Marino cominciò a pensare come rivoluzionare quella squadra che invece funzionava bene, invece di provare a trovare quali potevano essere i problemi da ritoccare. Invece in Lega Pro, insomma, è stata una giornata largamente positiva. L'Aquila ha ottenuto un altro pareggio esterno, tra l'altro un gol di Scrugli, questo ragazzo che ha fatto la preparazione col Pescara, un bellissimo gol che poi vedremo, e invece è venuta l'ennesima conferma del Teramo, che soltanto 10 giorni fa veniva contestato, poi ha infilato 3 vittorie consecutive e adesso è alle spalle della prima in classifica, credo che sta facendo un grandissimo campionato, e Vivarini ha rimesso bene in corsa. Volevo coinvolgere subito Massimo, perché arrivano tante email per i nostri ospiti. Vi invito ad aggiungervi ai telespettatori che ci scrivono da casa, domenicasportiva@rete8.it. Intanto chiedo a Roberta Valero di aspettare ancora qualche minuto, un paio di minuti per il collegamento, perché siamo pronti per collegarci. Allora Massimo, ti scrive Mario da Pescara, che ne pensa mister 8 dei terzini del Pescara? Complimenti a te per la tua immensa carriera. Ma allora, sinceramente io ho avuto modo di vedere Pescara veramente poco, perché noi giochiamo praticamente in contemporanea con la prima squadra, quindi partite intere non ho avuto proprio modo di vederle, anche se io, conoscendo dall'esterno questi giocatori che il Pescara ha preso quest'anno, sono sicuramente dei ragazzi interessanti,
se vogliamo parlare proprio dell'esterno destro, che era un po' il mio ruolo, Cugino è sicuramente un ragazzo molto molto interessante, ha già alle spalle dei campionati importanti, quindi anche la giusta esperienza, pur essendo abbastanza giovane, e per quel poco insomma che ho visto quest'anno sicuramente ha dimostrato già il suo valore. Ovvio che poi i singoli emergono quando c'è un assetto di squadra e quando la squadra ti permette proprio a questi singoli di emergere. In questo momento è un piccolo momento di difficoltà che è assolutamente normale e guai farsi prendere da timori strani. Ci sta, succede, anche perché questa squadra è stata cambiata in parecchi dei suoi uomini e ci vuole il giusto tempo per fare in modo che tutte le cose vadano per il verso giusto. Intanto vediamo l'immagine della tua nuova veste di allenatore della primavera del Pescara, di cui parleremo più tardi, un'esperienza che tra l'altro sta andando benissimo. C'è un'email per Franco Di Battista, scrive Mauro da Lanciano: volevo fare una domanda a Di Battista, dove si trovava la difesa della Virtus mentre Stellone attuava lo schema del gol di Masucci? Io penso che a prescindere questo gol è stata una giornata un po' balorda che nessuno eventualmente si aspettava, nessuno poteva presagire, no? Questa sconfitta pesante, quindi non c'è stata una prestazione, quindi è normale che penso che poi quando si subisce 5 gol non può essere solo colpa del reparto difensivo. Probabilmente, la squadra non ha ripetuto le brillanti prestazioni nelle prime 3 giornate e c'è stata questa sonora sconfitta. Facciamo un salto nel calcio a 5 perché tra meno di una settimana inizierà il campionato di Serie A, 2 squadre abruzzese ai nastri di partenza, Acqua e Sapone e Pescara. L'Acqua e Sapone viene presentata stasera ufficialmente a Montesilvano e noi siamo collegati proprio con Porto Allegro, dove è in corso questa presentazione. C'è per noi Roberta Valerio. Roberta, ci senti? Buonasera, un saluto a te, splendida Mila. E soprattutto al mitico Totò De Leonardis, e un saluto anche a tutti i tuoi ospiti illustri presenti in studio. Sono qui in compagnia del direttore sportivo dell'Acqua e Sapone Megros, Gabriele De Giglio. È appena terminata la presentazione della nuova Acqua e Sapone Megros proprio qui nel centro di intrattenimento Porto Allegro di Montesilvano. Allora, caro Gabriele, effettivamente l'Acqua e Sapone ci ha fatto sognare l'anno scorso, però può darci davvero tanto di più. Lo statuto bene o male è rimasta sempre la stessa, perché si sa, la squadra vincente, il gruppo vincente non si cambia, però ci sono 3 innesti molto interessanti, nuovi, parliamone, vogliamo conoscerli un po' di più. Allora, innanzitutto voglio salutare tutti gli ospiti, Mila e Totò, che stanno in studio, poi porto i saluti della famiglia Barbarossa, signor Sentazione. La squadra effettivamente l'abbiamo cambiata poco, ma ci siamo all'ultimo respiro, quindi c'era poco da migliorare, per quello abbiamo fatto 3 innesti, un po' per scelta tecnica, è andato via qualcuno. Fiocchet è un ragazzo di 21 anni, lo scorso anno ha fatto una finale scudetto, e altri 2 ragazzi che vengono dall'Asti, l'Asti Calcio a 5, che ha rinnovato giocatori molto interessanti, di cui uno è Diego De Oliveira, un ragazzo di 20 anni anche. Beh, senza peli sulla lingua, caro Gabriele, dove vuole arrivare questa Sapone? Quali sono? Tecnico e la dirigenza, per vedere dove bisognava migliorare la stagione. Giusto, abbiamo perso praticamente la 5ª gara per la finale scudetto, quindi ripartiamo da lì. Posizione saremo, a parte dalla prossima settimana che inizia il campionato, ma sicuramente contro l'Uparense, che ha vinto lo scudetto. Ci sarà anche la diretta Rai Sport alle 20:30. Grazie. Domande in studio, io ti restituirei la linea, cara. Grazie Mila. Roberta, noi ci vediamo più tardi. E noi invitiamo i tifosi del Pescara a scriverci, c'è una comunicazione a San Marino. E andrei avanti con le domande, sono tante. Di 2 anni, quindi in questo modo ha modo anche di godersi abitare qui, e quindi si gode anche la casa. Un'opportunità della prima. E niente, mi è piaciuto come tipo di gioco, punta sulle ripartenze, insomma
è una bella squadra. Squadra imbattuta, due in classifica? C'è l'Inter. Ma insomma, Antonio, è una bella soddisfazione. Beh, certo, tra l'altro, quindi, credo che il lavoro che sta facendo Massimo sia molto importante. Tra l'altro i 96-97, quindi credo che rispetto agli altri abbiano anche un anno in meno, insomma, mi sembra, come organico di primavera. Quindi credo che stia facendo un ottimo lavoro, sono diversi ragazzi, anche già due convocati per le nazionali, quindi siccome tra l'altro è la cosa che ripeto ormai da anni e lo ripeto anche oggi, il futuro della società come Pescara di provincia credo che sia molto legato al settore giovanile, quindi credo che lavorarci in maniera seria, concreta, con gli istruttori giusti, con le possibilità, investendoci, credo che insomma pure a Pescara potremmo ritrovarci con gli anni dei Massimo Oddo, dei Grosso, dei Marcheggiani e via dicendo, c'è gente che è uscita da Pescara che ha fatto poi carriera in altre parti, quindi credo che è un lavoro molto importante. Gianluca Di Felici, una panoramica sulla Onlus prima di andare a vedere il servizio sul Pescara, il vostro lavoro. Sì, noi siamo nati nel 2004, quindi sono 10 anni di lavoro e soprattutto 10 anni insomma, che Massimo con la sua immagine ha dato anche la possibilità a tante tante persone di essere aiutate e comunque ogni giorno con le tante domande che ci arrivano, perché sappiamo insomma anche nel momento storico in cui ci troviamo è anche difficile poi poter in qualche modo soddisfare tutti, però riusciamo con il nostro impegno e con la presenza comunque anche sempre di Massimo a donare quello che poi sono degli aiuti che riescono in qualche modo a rendere felice le persone. Adesso stiamo iniziando anche il percorso dell'entrata ormai dell'undicesimo anno e quindi proprio in questi giorni stiamo già delineando i nuovi eventi e poi quest'anno abbiamo la fortuna anche di avere Massimo direttamente a Pescara, quindi utilizzerete ancora di più la sua immagine, anche la sua persona fisica. Lui è una persona comunque che è sempre stata presente, perché anche se magari non fisicamente, perché gli impegni chiaramente lo portavano fuori Pescara, però è stata sempre una persona comunque disponibile, è una persona che si è sempre interessata e quando ha potuto è venuto sempre di corsa a presenziare gli eventi. E mentre ieri... Scusa, no, volevo dare a volo, è finito allora il posticipo Palermo-Inter, è finito 1-1, gol hanno segnato Vasquez e Kovacic nel primo tempo, mentre ai minuti di recupero a Torino sta vincendo il Verona 1-0 contro il Torino col gol di Arthur Ionita, mancano giusti minuti di recupero. È ancora secco e granata. Allora, mentre ieri Massimo Oddo era impegnato al Poggio degli Ulivi contro il Perugia con la Primavera, il Pescara giocava con il Cittadella Altovolato e il servizio di Massimo Profeta. È finita anche Torino. È finita? Discontinuo assai poco cattivo in zona gol, disattento nelle retrovie. Impossibile perdere una partita del genere. Il Pescara è riuscito nella titanica impresa dopo aver dominato tra il primo tempo e l'inizio della ripresa, quando capovolge il parziale, rete di Melchiorri e sfiora il 3-1 con Pasquato. Dopodiché sparisce dal campo, lasciando inopinatamente l'iniziativa alla Cittadella, che corre, pressa e soprattutto sfrutta con cinismo le lacune difensive e non solo del team biancazzurro. Finisce 3-2. Baroni. Sì, c'è da riflettere su questo calo negli ultimi 20 minuti, devo capire se è un fatto mentale, se c'è stata paura di non lo so, perché ripeto, dopo il 2-1 c'era ancora una squadra sola in campo, abbiamo sfiorato il 3-1 e poi la squadra si è abbassata e ha concesso dei cross portando poca pressione, insomma, e dopo siamo andati in difficoltà. C'è da porre rimedio a queste situazioni. Baroni opta per un ampio turnover. 5 le novità rispetto all'11 sceso in campo contro il Bologna. La coppia Pesoli-Zuparic nel cuore della difesa. Nielsen in mediana, Guana vertice basso, davanti Melchiorri e Pasquato. Ai margini dunque Appelt e Maniero. Per contro recupero lampo di Sgrigna, che tuttavia riparte dalla panchina. Foscarini cambia il sistema di gioco. 4-3-1-2. Il ventenne Antonio Palma regista. Rigoni e Benedetti interni. Lora nella terra di nessuno a ridosso del tandem Coralli-Gerardi.
dopo un minuto è già brivido, svarione di Zuparic, diagonale di Gerardi di un soffio allato, prodromi del vantaggio, minuto 5, punizione battuta velocemente dai veneti, invito di Cappelletti e colpo di testa di Gerardi, bellissimo anche se agevolato dalla flebile opposizione dei centrali biancazzurri. Tuttavia l'effetto è dirompente, il Pescara si sveglia, Bjarnason conquista una punizione dal limite, regale il sinistro di Matteo Politano, è un super gol, 1-1 al 15esimo. Da qui in poi un vero e proprio monologo biancazzurro, 17esimo, Politano, tacco smarcante per Nielsen che mette in mezzo Pasquato, a colpo sicuro salva Cappelletti. 3 minuti più tardi, ancora Pasquato, questa volta senza fortuna, Valentini impietrito la sfera, lambisce il montante. Politano è devastante, va via sulla fascia Barreca, dentro per Melchiorri, invito al centro, più di un rigore in movimento per Bjarnason che spreca l'impossibile. Che occasione, ma non è finita. Pasquato ispira, Grillo rifinisce, Politano con i tempi giusti di prima intenzione, reattivo Valentini. Manca altresì un rigore, 44esimo, sponda di Melchiorri per Nielsen, cross del danese, Pellizzer si oppone col braccio staccato dal corpo, Ross di Pordenone non vede perché troppo distante. Ripresa con gli stessi uomini, un solo giro di lancette, cross di Cappelletti, difesa tagliata fuori, Coralli al volo, miracolo di Fiorillo. Subito dopo però sbaglia anche la difesa veneta, svirgola scaglia, Valentini rinvia corto di testa, Melchiorri sigla il sorpasso, 1-2, prima rete in maglia biancazzurra per l'ex Padova, il Cittadella accusa, il Pescara prova ad approfittarne, lancio di Grillo, gran controllo di Pasquato, pallonetto sull'uscita di Valentini, Tris mancato di un niente, sfortunato l'attaccante scuola Juventus, sembra fatta ma così non è, il Pescara smette di giocare e comincia ad abbassarsi sparendo progressivamente, Foscarini innerva l'attacco, fuori Lora, dentro Sgrigna, pari Veneto al minuto 14, cross di Barreca, Pesoli si eclissa, Coralli non perdona, 2-2, come d'incanto cambia tutto, il Cittadella insiste, conclusione di Sgrigna, qualcuno devia, sfera a fil di palo, crampi per Melchiorri, al suo posto Zampano, difesa 5, scelta conservativa tutt'altro che illuminata, il Pescara arretra ulteriormente, la mezz'ora dopo uno scontro aereo maniero subentrato in precedenza a Pasquato, cade male ed esce in barella, infortunio sembra non banale alla caviglia, al suo posto Soe, il meglio del peggio, al minuto 33 quando Bjarnason perde palla in uscita e la Cittadella aspettatamente ne approfitta, Coralli elude Zampano, prende la mira ed infila di giustezza Fiorillo, 3-2, 16 minuti, recupero compreso, reazione nulla, c'è e come da preoccuparsi. E torniamo alla domenica sportiva, Antonio ci aggiorni sul posticipo? Sì, è finita anche Torino-Verona, ha vinto il Verona 1-0, gol di Artur Ionita, il Torino sta veramente assorbito male le partenze di Cerce Immobile che la vede in grandissime difficoltà. Ci eravamo fermati al servizio su Cittadella Pescara di Massimo Profeta, i nostri tifosi chiedono... pongono parecchie domande da casa, allora una è da Cetteo, la Pescara chiede ad Antonio qual è il tridente migliore in attacco? Ma guarda, quello che abbiamo visto a Verona, a Cittadella credo ha funzionato abbastanza, Politano, Melchiorri, Pasquato, ma insomma ha funzionato secondo me anche con Caprari e anche con Maniero centravanti, quindi credo che sotto questo aspetto il Pescara non abbia grandi problemi. I problemi, come accennava, secondo me, sono soprattutto nel reparto arretrato, proprio perché non ha avuto continuità, a mio avviso, nelle scelte iniziali e poi per una serie di circostanze. Insomma. Quindi soprattutto è lì che bisogna lavorare, credo, sulla concentrazione anche, e sulla condizione, insomma, perché chiaramente Pesoli non sta dando l'apporto che si sperava, perché è arrivato anche in notevole ritardo di condizione. E credo che accanto a lui mi è sembrato Zuparic meno sicuro rispetto a quello che aveva visto all'inizio, sembra che abbia ritrovato delle incertezze che l'anno scorso, sembra di avere meno personalità in questo momento in campo insieme a Pesoli. E per Massimaldo come mai Sforzini a Pescara non andava e con il Latina segna? Domanda complicata. Non lo so, ma ogni giocatore ha una storia a sé, non è detto che un giocatore faccia bene in una piazza e faccia bene anche nell'altra. Nella storia della mia carriera ho visto tantissimi giocatori che
magari andavano benissimo in una società e, cambiando poi hanno fatto male o viceversa, quindi ci sono tanti fattori ambientali che fanno sì che un giocatore possa rendere più o meno. Quindi non è direttamente proporzionale essere bravi, poi andare bene in un determinato ambiente. E per te c'è un messaggio del Milan Club di Chieti, il direttivo Alta Tensione, i suoi tesserati ti ringraziano per l'attaccamento ai colori rossoneri e per l'estrema professionalità che hai sempre palesato in campo e fuori. Con il Milan hai vinto tutto quello che c'era da vincere, con i tuoi compagni ci hai regalato gioie a non finire, un vero campione del mondo in campo e nella vita. Un caloroso saluto e un fortissimo in bocca al lupo per la nuova avventura e soprattutto per la tua Onlus che regala sorrisi ai meno fortunati. Ancora due domande, sempre dal club. Qual è il giocatore più forte con cui hai avuto a che fare e, avendo giocato in Germania, cosa manca al calcio italiano per essere di nuovo competitivo in Europa? Allora, ho giocato con tantissimi campioni, quindi fare un solo nome è veramente difficile. Credo, come ho detto prima, che uno dei più grandi giocatori con cui abbia mai giocato e non era neanche al 100% è stato Ronaldo, quindi se l'avessi immaginato al 100% credo che sarebbe stato sicuramente il più forte. Il vero Ronaldo, dici? Ronaldo, il vero Ronaldo, il fenomeno. Il fenomeno. E io ho avuto la sfortuna di giocarci contro quando ero al 100%, posso garantire che era bravo, era bravino. E l'altra domanda? L'altra domanda: cosa manca al calcio italiano per tornare ad essere competitivo in Europa? Rispetto alla Germania, dicevo. Mancano i soldi, manca un certo tipo di organizzazione, manca il fatto che al centro del progetto di qualsiasi società sportiva in Germania ci sia il tifoso e non ci sia la squadra, perché il tifoso è quello che ti porta i soldi e il tifoso va coccolato, va amato, va trascinato, quindi un certo discorso di fidelizzazione da parte di tutti è un discorso fondamentale che va per la maggiore in Germania. E poi manca il coraggio di saper puntare, di saper investire sui giovani, di dare continuità a questi investimenti, quindi portandoli in prima squadra, facendoli giocare. Io sono convintissimo che ci sono tantissimi giocatori anche nel campionato che io sto affrontando in primavera che molto bravi, che in altri campionati starebbero, neanche la vedrebbero la maglia primavera, ma starebbero direttamente in prima squadra. Noi vediamo tantissimi giocatori, facciamo l'esempio della Germania, che sentiamo e risentiamo da tantissimi anni perché ormai hanno 4-5 campionati alle spalle, poi andiamo a vedere l'età e hanno 21 anni, 22 anni, quindi vuol dire che hanno iniziato a 17. Ovviamente per fare questo quello che manca è un aspetto sociale completamente diverso, un aspetto sociale in cui manca la propensione da parte anche dei tifosi di accettare questo coinvolgimento da parte dei giovani, perché purtroppo il tifoso vuole il nome, vuole il grande giocatore, ma il vincere non è mai direttamente proporzionale all'essere grandi giocatori. La storia ci insegna, andiamo a vedere anche un paio di anni fa con Mr. Zeman, Pescara aveva dei giocatori semi sconosciuti che poi sono diventati insigne, poi sono diventati immobili, ma all'inizio dell'anno erano giocatori giovani, promettenti, che sono stati valorizzati. Intanto Dino D'Angelo ci propone le immagini indimenticabili per te. È un'emozione sempre vederle oppure ormai sei abituato? No, diciamo che è sempre più emozionante rivedere dopo che viverla in prima persona, perché al momento tu non ti rendi conto di quello che fai, di quello che stai facendo, di quello che hai fatto. E mentre nel futuro poi prossimo, quando vai a rivedere certe cose, ti rendi conto veramente di che fortuna hai avuto di vivere quegli ambienti, di vincere quello che hai vinto, di far parte di queste grandi squadre, di aver giocato con grandi campioni. E sicuramente sono emozioni forse ancora più esaltanti del presente. Carmine Lanciano scrive a Di Battista: fino a ieri mi piaceva più il Lanciano di D'Aversa che quello di Baroni, mi sbagliavo? In una partita non si può, penso che non si può giudicare il lavoro di un allenatore, siamo ancora agli inizi, questa, ripeto, è stata una partita storta, nata male, finita anche peggio, quindi penso che sia ancora
prematuro, no? Anche perché prima si diceva che probabilmente, no, questa squadra era molto propositiva, si andava in gol facilmente, cosa che probabilmente forse l'anno scorso non accadeva. Quindi siamo all'inizio, bisogna avere pazienza, noi ci auguriamo che sia stata solo una giornata brutta e che martedì, insomma, ci sia una risposta, no? Martedì con il Brescia. Esemplare col Brescia, perché poi le sconfitte, almeno questa, lasciano, insomma, lasciano rabbia, no? E quindi però c'è la fortuna che già martedì, e penso che sia un bene, già si ritorna in campo, e quindi qui si vorrebbe vedere, insomma, una squadra che in tre giorni ha assorbito questa pesante sconfitta casalinga. Ad Antonio, quale Virtus piaceva di più, quella di Baroni o quella di Galarza? Ah, quella di Baroni sicuramente ha fatto un grandissimo campionato, al di là appunto del gioco, resta nella storia del Lanciano il miglior piazzamento ottenuto da Lanciano, e questo è tutto a dire. L'inizio di campionato con D'Aversa credo che sia stato positivo, sfruttando comunque questa continuità tecnica che insomma il Lanciano si porta dietro un po' anche dai tempi di Gautieri. Insomma, la squadra sì, ha messo diversi giovani dentro, però l'ossatura della squadra più o meno è quella, anche credo l'atteggiamento, perché dai Mammarella, Menta, Vasto ha recuperato, quindi c'è una certa continuità tecnica. Poi chiaramente la differenza credo che la facciano sempre i giocatori. Insomma, io per esempio quest'anno vedo nel Lanciano Thiam in particolare cresciuto molto rispetto all'anno precedente, in cui era più o meno al primo campionato, lo stesso Gatto, quindi maggiore qualità in avanti. Adesso è venuto fuori anche Cerri, che questo ragazzo sicuramente dalla carriera insomma, brillante, è destinato a una, se mantiene le premesse a una brillante carriera, due partite e due gol. Insomma, quindi secondo me è un Lanciano che ha probabilmente maggiore qualità, anche un pizzico di esperienza in più da parte dei più giovani. E Carmine chiede a Massimo Oddo cosa pensa del Lanciano tatticamente, ma prima andiamo a vedere il servizio su questo capitombolo di ieri dei rossoneri con il Frosinone. Ce ne parla Paolo Durante. Per ricordarsi un 5-1 incassato dalla Virtus al Biondi bisogna andare a ritroso di qualche campionato. Stagione 2009-2010 in C1, il Lanciano, guidato da Pagliari, prende in faccia la manita dalla Reggiana di Dominissini. Contro il Frosinone il naufragio rossonero è stato sì uguale nelle proporzioni, ma forse peggiore nella sostanza. I canadini avrebbero potuto segnare almeno altri due gol, ma quello che lascia di stucco relativamente alla gara è l'assenza totale di temperamento della Virtus, caratteristica che non è mai mancata anche quando sono arrivate le sconfitte. Una giornata storta ci può stare, ma contro il Frosinone è stata collettiva. In momenti simili si può dire tutto il contrario di tutto. Martedì sera c'è il turno infrasettimanale a Brescia e forse è meglio così. A provare a dare un senso alla partita ci pensa Carlo Mammarella, capitano rossonero. Il Lanciano può perdere, ma non così, ma non sotto il punto di vista del punteggio finale, del risultato, ma proprio nell'arco dei 90 minuti oggi non si è visto niente. E quindi noi sappiamo quali sono le nostre armi, da dove veniamo, da dove siamo partiti, e quindi quello non bisogna mai dimenticarlo. Quindi io in primis mi assumo le responsabilità a nome anche della squadra. Ci scusiamo anche con il pubblico, con la società e con il mister comunque per questa prestazione, che credo che sia sia qualcosa comunque di brutto da vedere dal di fuori. Il tecnico ospite Stellone ha fatto ampio turnover rispetto alla gara ciuffata in estremis con il Bari. Nel collaudato 4-4-2 in avanti al posto di Daniel Ciofani c'è Dionisi, che lo ha ripagato con una doppietta. Per il resto davvero la gara perfetta. Cambia anche per D'Aversa in difesa, sulla fascia destra c'è Conti al posto di Aquilanti, a centrocampo turno di riposo per Di Cecco, ha giocato dal primo minuto Pinato, forse il meno disastroso dei suoi. In avanti le assenze di Thiam e Piccolo hanno prodotto il seguente tridente:
Gatto, Cerri e Turchi. Pronti via, e D'Aversa è costretto al primo cambio non voluto. Fuori il centrale difensivo Ferrario, dentro Amenta che aveva saltato per squalifica le prime tre gare. Il primo gol è stato un po' lo specchio di tutta la gara del Lanciano sul calcio d'angolo. Masucci parte da una decina di metri, prima o dopo qualcuno lo va a prendere, e invece colpisce indisturbato per l'1-0. La rete ha l'effetto di uno spillone conficcato in un palloncino. Ne approfitta il Frosinone, che non si scopre più di tanto, e aspetta Sornione l'arrivo di un errore di Amenta per raddoppiare al 21esimo. Dionisi raccoglie il pallone, entra in area e costringe Nicolas alla ribattuta. Il portiere però non può far nulla sul tepin di Curiale. Avvio shock per gli uomini di D'Aversa, sotto di due gol dopo poco più di 20 minuti. I padroni di casa provano ad organizzare la rimonta, ma le azioni sono davvero confuse, e qui ci prova l'Astola senza fortuna. Al 37esimo il Frosinone affonda il coltello. Gessa, uno dei migliori della nutrita colonia pescarese che milita nel Frosinone, trova lo spazio per mettere al centro un cross sul quale è ancora Curiale il più lesto, ma anche il più solo a trovare l'impatto col pallone, firmando il 3-0. Il Lanciano prova con la forza dei nervi, ma non è giornata, anzi nel finale la squadra ospite sfiora il poker con Masucci, azione però non documentata. Nessun cambio ad inizio ripresa, ma la Virtus rientra in campo se non altro con un piglio più battagliero. Nei primi 10 minuti i rossoneri provano a scardinare la difesa ospite guadagnando due angoli, ed è proprio dalla bandierina che la Virtus riapre la gara e Cerri a spizzare di testa da pochi passi sul corner di Mammarella. Secondo gol stagionale per l'attaccante in prestito dal Parma dopo quello siglato all'esordio a Catania. D'Aversa sostituisce Turchi con Grossi, Stellone risponde col doppio cambio, Paganini, Altobelli per Gesse e Curiale. La Virtus prova a rientrare in partita, Paghera pennella al centro per Bastola che di testa non c'entra lo specchio della porta. Ci prova in tutti i modi la Virtus, soprattutto su palla inattiva. Mammarella prova a disegnare delle traiettorie insidiose, ma tutto è inutile. D'Aversa si gioca anche la carta Monachello, che entra al posto di Cerri. La Virtus però concede sempre troppo alla squadra di Stellone, e così diventa sin troppo facile per Dionisi calare il poker su assist di Altobelli, che si era ben liberato sulla sinistra. Nel finale c'è anche spazio per la cinquina di Dionisi, che così si regala la doppietta personale con un bel sinistro dal limite dell'area, mentre soltanto la traversa di Ciofani, anche qui non documentata, non rende tennistico il risultato. A parte i primi 10 minuti, dopo nel momento in cui abbiamo subito gol su palla inattiva, penso che c'è da cancellare quasi tutto, perché sapevamo le caratteristiche della squadra avversaria e temevo le loro, come l'espressione come squadra, però a prescindere si può perdere, ma non in questo modo. Ecco, chiaro che è facile puntare il dito magari sui singoli o sugli errori e cosa. Ripeto, non ha funzionato niente. Cioè ha funzionato poco e me ne assumo responsabilità, però è la cosa bella del calcio che si rigioca subito martedì sera, però una cosa non deve mai più accadere, cioè che la voglia di su ogni contrasto e su ogni palla, quello non deve mai venire a mancare. Subito Massimo sulla Virtus Lanciano, tifoso, chiedeva tatticamente cosa pensi del gioco di D'Aversa. Ma io non è che posso esprimermi molto, posso esprimermi sulla base di una partita, l'unica che ho visto quest'anno del Lanciano, che è stata quella di Coppa Italia contro il Genova, dove ho visto una squadra estremamente organizzata, messa bene in campo, che è riuscita addirittura a mettere in grande difficoltà addirittura una squadra di Serie A come il Genova, quindi probabilmente sarei più preoccupato se avesse perso in casa 2-1 che 5-1, la classica giornata magari stotta dove non riesce assolutamente nulla e sei capace anche di prendere 5 gol, ma come ha detto mister D'Aversa si rigioca subito, e la qualità, una delle qualità che ha sempre contraddistinto il Lanciano da qualche anno a questa parte è sempre il grande carattere che ha avuto, e quindi lo dovrà dimostrare nella prossima partita cercando di cancellare quella che è stata l'ultima. Il tuo nome è stato accostato in passato alla Virtus Lanciano per la panchina? Ma sarà stato qualche scoop giornalistico. Io non avevo mai fatto l'allenatore, quindi difficilmente una squadra di Serie B va a prendere un personaggio, seppur dalla ventennale esperienza da calciatore di alti livelli, che vada a prenderlo per fare l'allenamento senza esperienza, anche perché sono estremamente convinto del fatto che la più grande esperienza che possa fare un allenatore è quella di settore giovanile, per una crescita personale è veramente importante. C'è Luca De Felice, un incidente di percorso questo scivolone della Virtus? Ma io credo di sì, la partita ieri non l'ho vista perché ero allo stadio a vedere la partita di Massimo, quindi
ho semplicemente visto il risultato finale, poi ho letto qualcosina, però credo che per quello che ho visto in precedenza sicuramente ieri è successo qualcosa di strano, quindi prendere 5 gol in casa non è sicuramente una cosa normale, quindi, perciò diciamo che un po' quello che si è detto fino adesso, che può essere stata comunque sicuramente una giornata negativa dove non riesce assolutamente nulla. Vediamo adesso martedì che cosa succederà, però credo che insomma una squadra che ha dimostrato anche in passato, anche nel recente passato, di essere una buona squadra, perciò non avrà difficoltà in qualche modo a riprendersi. Per Franco Di Battista da Marcello, da Lanciano, cosa pensa del caso Thiam? Quindi suppongo si riferisca alla squalifica. Funziona la squalifica dei tre giornali, la multa. Io ho visto il primo tempo della partita da Resa, a me non è sembrato esagerato il fallo, perché sono ricaduti insieme al difensore, lui ha alzato la gamba, penso per proteggersi, però gli arbitri quest'anno anche sono molto severi, quindi però mi sembra una punizione un po' eccessiva, tre giornate al ragazzo, sì. Antonio, è il tuo momento, sei pronto per la top 11 allenatore, di Serie B? Sono allenatore della Rete 8. Sì. Allenatore di Rete 8, sì, in panchina questa sera. In panchina, metto più comodo, più attento. Sì. Vabbè, questa sera hai anche la supervisione di un altro allenatore. È un gioco. Niente, questa volta, visto tra l'altro che è stata una giornata con tantissimi gol, ne ho segnato 31 nell'ultima giornata, ho scelto uno schieramento diverso rispetto al solito, osando un po', visto che tanto non rischia la panchina, è 4-2-4. In porta c'è Pellizzoli che con l'Entella ha fatto una gran partita, con diverse parate, ho visto gli highlight della gara, ha salvato un po' la squadra, ma non è riuscita a evitare la sconfitta. I quattro di difesa c'è Del Prete ancora una volta che ha segnato e ha dato il pareggio al Perugia, credo che sia uno dei giocatori più importanti in questo momento della squadra di Camplone. Poi Zambelli del Brescia, un po' la bandiera del Brescia, si gioca lì da 12 anni, insomma sta facendo al solito un gran campionato. Accanto a lui uno giovanissimo, Vergara, un classe 94 e del Milan, ha giocato nel giovanile del Milan, adesso è in prestito all'Avellino, anche lui in gol colombiano, in gol nell'ultima giornata. E poi l'esterno di sinistra è migliore dello Spezia, un giocatore che in passato è stato a Giulianova, era anche nel Milan del Pescara, però purtroppo, dico io, non se ne fece nulla. Poi a centrocampo, due di centrocampo, c'ho Sciaudone del Bari, pure lui a segno nell'ultimo turno, credo che sia uno degli elementi chiave del centrocampo del Bari, che si sta riprendendo dopo un avvio abbastanza incerto. Accanto a lui Scozzarella del Trapani, Trapani che insomma dopo aver sorpreso e stupito tutti l'anno scorso è ripartito più o meno allo stesso modo, sta sempre nell'alta classifica e credo che Scozzarella dia molto come quantità. E poi quattro davanti, c'ho Politano che secondo me è stato, almeno per onore, è stato devastante, è stato sicuramente il migliore in campo del Pescara, alla esterno sinistro un ex Pescara Ragusa che si è ripresentato in campionato col Vicenza, ha segnato una doppietta, tra l'altro due bellissimi gol, due gol di quelli che ha fatto l'anno scorso a Pescara. E poi al centro, i due centrali, Marchi della Provercelli, questo è il classico attaccante che segna in tutte le categorie, magari non arriva in grandi piazze, però dovunque va fa gol, con la Provercelli lo sta facendo. Accanto a lui, dico purtroppo, avrei preferito non averlo messo, però insomma Coralli è stato quello che ha condannato il Cittadella, è stato quello che ha condannato il Pescara con una doppietta, direi agevolato un po' dalla difesa allegra del Pescara, ma ci ha messo anche lui tanto mestiere, è stato molto bravo, ha impegnato anche in un paio di occasioni Fiorillo, e quindi questo è l'undici della settimana. E come in panchina
ho messo Drago del Crotone, uno che appunto lavora parecchio, sta lavorando parecchio con i giovani. A Crotone ogni anno si cambia squadra, però lui insomma riesce sempre a mettere su una squadra che riesce a far gioco, e tra l'altro è uscito nell'ultimo turno, ha vinto a Bologna, ha vinto molto molto bene, rimettendo di nuovo in crisi il Bologna, che la crisi l'aveva giusto mascherata a Pescara. È stato fischiato anche. Massimo, approvi questa formazione di Antonio? Sì, sperando che le punte aiutino anche la fase difensiva. Napolitano e Ragusa lo fanno, quindi anzi, il Politano di quest'anno sta veramente facendo, non so se l'hai visto, hai avuto modo di vederlo, però fare due fasi in maniera eccezionale e poi ha tantissima qualità. Ragusa lo faceva l'anno scorso, credo che fosse uno dei segreti di quel Pescara che andava fortissimo in una fase centrale del campionato. Un tifoso Max scrive: il Pescara fa giocare Puccino e Grillo che non sono all'altezza, e neanche Pasquato. Largo a Selassie ai giovani, almeno li valorizziamo e prendiamo i soldi, Antonio. Ma li valorizziamo, io non accosterei due cose, li valorizziamo, cioè la storia di prendere i soldi sembra che sia una fesseria, cioè, il problema vero, come diceva Massimo, è quello di cercare di far crescere i giocatori e di portarli ad essere utili per la prima squadra, di entrare in prima squadra. Ora, il Pescara in effetti secondo me ha un organico un po' troppo ampio, cioè il fatto probabilmente invece di 28-29 giocatori ci poteva stare, può essere qualcuno in meno, anche per dare spazio magari alla possibilità dei giovani più interessanti di entrare nel giro della prima squadra. Per ora c'è Selassie, però secondo me difficilmente con questo organico riuscirà a trovare un posto. E una domanda per Massimo Oddo da Andrea da Pescara: ma Pesoli, Zuparic, Ciosic, Puccino, Grillo sono difensori da fascia media, quindi cosa vogliamo di più? Ma non sono d'accordo sinceramente, io credo che il Pescara abbia un'ottima rosa, e i difensori del Pescara, se andiamo a paragonarli a quelli degli altri della Serie B, sono sicuramente tra i migliori. Io dalle immagini che ho visto, in maniera molto sommaria così, vedo che parecchi dei gol che purtroppo il Pescara subisce sono frutto di errori individuali, e quindi quando gli errori sono individuali non si può imputare nulla sicuramente all'allenatore, e questi possono essere frutto anche di magari momenti negativi, possono essere frutto di ritardo di condizione. Prima lui ha citato che il fatto che Pesoli è arrivato tardi, è stato infortunato per parecchio tempo e poi è stato catapultato in campo, tanti infortuni, tanti giocatori in nazionale. L'allenamento è un aspetto molto molto importante di una preparazione di una squadra, e quando ti vengono a mancare spesso giocatori per infortunio o per mancanze di vario genere, ci vuole del tempo per cercare di affiatare questi giocatori. Io sono assolutamente convinto che il Pescara è un'ottima squadra e ha degli ottimi difensori. Bisogna solo non farsi prendere da ansie strane, di aspettare. Io sono convinto che risalirà la classifica e farà un grande campionato. Secondo Franco Di Battista, chi ha il reparto di interdizione migliore? Pescara o la Virtus Lanciano? I numeri, insomma. Beh, non so, che devo dire? Forse io conosco meglio i difensori del Lanciano, forse Treste e Amenta e con Ferrario sono degli ottimi elementi per la B. I giovani del Pescara, sia Ciosi che Zuparic, non li conosco. Pesoli è un giocatore navigato, e quindi alla lunga probabilmente porterà anche lui la sua esperienza. Fare dei paragoni resta sempre difficile. E noi adesso possiamo aprire la pagina della Lega Pro per parlare inizialmente di Teramo Gubbio, la terza vittoria consecutiva degli uomini di Vivarini, che ci viene commentata da Enrico Giancarli.
Speriamo bello, propositivo e vincente quello visto oggi al Comunale di Piano d'Accio. Contro il Gubbio finisce 2-1. La Padula vede la porta con disarmante facilità e per l'11 di Vivarini ecco servita la terza vittoria consecutiva. Si gioca davanti a oltre 2.000 spettatori. Il caldo estivo non intimorisce i diavoli che corrono e lottano per tutti i 90 minuti. Vivarini conferma l'11 di mercoledì scorso. Di Paolo Antonio l'uomo in più in mediana, ma la novità rispetto alla filosofia delle squadre del tecnico di Pescara è la difesa 3 in fase di possesso, con Scipioni che si alza spesso e Perrotta che scala in linea con Speranza e Diakité. Abbiamo lavorato sotto questo aspetto qui per dare un po' più di equilibrio, perché abbiamo visto che questo è un campionato che dobbiamo concedere veramente poco all'avversario, perché come gli concedi qualcosa poi sei punito. Quindi è chiaro che con questa, diciamo, soluzione che ci abbiamo lavorato dal ritiro, insomma, che lo sapevamo nel momento in cui l'abbiamo anche preso Perrotta, che ha delle caratteristiche sicuramente difensive, che ci ha dato un pochettino quella solidità e quei centimetri che magari ci è mancato le prime due partite. Acori mette in campo un Gubbio ordinato e attento, ma oggettivamente con un tasso tecnico inferiore alla Teramo. Poche le emozioni nei primi 45 minuti. Dopo 8 di gioco, il tentativo di Fiore, la sua conclusione, non trova il bersaglio grosso. Il Teramo produce gioco, ma fa fatica a sfondare. Al 32esimo arriva il vantaggio ospite. La punizione di Domini è un arcobaleno che termina in fondo alla rete. La reazione del Teramo c'è e si vede, il pari arriva al 38esimo. Cross di Fiore dalla sinistra, Luciani fa uno svarione in aria, la Padula è attento e ribadisce in rete. Ritmi alti nella ripresa, Donnarumma ci prova in apertura, non va, risponde Domini con una conclusione di punta, stile calcetto. Fuori bersaglio, il Teramo spinge, Di Paolo Antonio chiama Ian Rilli e non facile intervento, poi Vivarini dalla panchina, dà un segnale forte e chiaro. Fuori Lulli, Di Paolo Antonio passa interno. Dentro Petrella sull'out di sinistra. Guarda, lì mi serviva qualità, mi serviva freschezza sulle fasce, perché loro erano molto chiusi in mezzo e penso che Petrella sia entrato che meglio di quello non poteva fare. E lo stesso discorso vale per Di Paolo Antonio in mediana, che ha dato quella qualità che conosciamo, che lui ha, e sicuramente è un giocatore che anche in quel ruolo può fare la differenza. Dopo oltre 5 minuti di stop per un colpo duro ricevuto dal direttore di gara, si ricomincia e la Padula da calcio di punizione disegna un arcobaleno che si infila in mezzo alla barriera e poi, come quello di Domini nel primo tempo, termina in fondo alla rete. Petrella show al minuto 33, corsa e assist per Donnarumma, Ian Rilli dice no. Non c'è altro da raccontare, al triplice fischio piovono gli applausi per un Teramo vincente e che scala la classifica. Bello, in fondo, lo era sempre stato, anche quando il risultato non sorrideva. Due partite, credo che forse non è un po' di condizione va a scemare, però Teramo che ha creato 6 occasioni da gol, e gli avversari non hanno tirato mai. Riprende la nostra diretta, eravamo concentrati sul Teramo. Antonio, sembra già un ricordo, sconfitte consecutive. Che sì, anche per il presidente, perché dopo la seconda sconfitta, insomma, in Abruzzo era uno spazio molto importante, secondo me. No, la squadra sta dando continuità a questa squadra, quindi anche sia sul piano dell'organizzazione del gioco. Credo che abbiano anche azzeccato delle scelte importanti con i giovani, soprattutto i due attaccanti, che hanno dato, insomma, più spessore al gioco. Insomma, credo che non ci sia per caso lì nella zona. Anche, tra l'altro, è un girone ancora tutto da decifrare, perché siamo solo all'inizio del campionato. E quindi giusto il Pisa sta rispettando quelle che erano le attese, però le altre sono tutte da scoprire. Per ora credo che il Teramo ci stia bene in quella posizione. E c'è Manuel da Teramo che ci scrive: anche con il Gubbio abbiamo preso gol sul calcio da fermo, perché siamo così attaccabili in questa fase? Chiediamo a Di Battista, giriamo la domanda. Ho preso gol sul calcio da fermo, calcio di posizione. È stato bravo quello del giocatore del Gubbio, cioè lì è stato bravo lui a far gol, però poi è stata brava tutta la squadra a reagire, che adesso sta attraversando anche un buon momento, perché mi sembra che sia la terza vittoria consecutiva. Sì. E quindi questa è una squadra che, secondo me, visto che probabilmente tranne il Pisa che
forse la vera forza, no, di questo girone qua, le altre devono ancora dimostrare quelli che sono loro. Quindi penso che il Teramo possa, se continua così, può dar fastidio. C'è questa coppia in attacco che piace in mente Campitelli, ma non solo a lui, la Padula Donnarumma, Antonio. Ah sì, guarda, la Padula, tra l'altro i gol li abbiamo visti, cioè uno in acrobazia, l'altro su punizione, cioè è un attaccante abbastanza completo, tra l'altro ha già segnato 4 gol, meglio di lui ha fatto solo Armà, che tra l'altro ha tirato pure 2 rigori, insomma è tra i primi in questo momento, è tra i primi attaccanti del girone. È un giocatore, tra l'altro non ha, noi facciamo questa top, i migliori della Lega Pro, ogni settimana c'è sempre lui. Quindi è già anticipato quello che... Non, più che sì, no, non lo so oggi, perché sai che non le scelgo io, le scelgono i giornalisti che sei un giocatore importante, tra l'altro è di proprietà del Parma, sta girando parecchio, l'anno scorso a Goris, quindi sta facendo esperienza, secondo me ha delle qualità per emergere in questo campionato e magari, chissà, per fare una carriera diversa. Io volevo che i tifosi dell'Aquila che ci seguono appuntassero il nostro numero di telefono, che è 0873230, perché tra poco lanceremo il nostro quiz di Antonio Leonardis, che verterà proprio sull'Aquila. Se Dino D'Angelo è pronto, possiamo già lanciare la domanda. Antonio, che dici? Allora, vediamo che cosa ha inventato questa settimana. Eccoli. Ecco i personaggi, questa volta sono questi qui. E, vabbè, uno che si faccia parte dell'Aquila, insomma, credo. E l'altro, insomma, non è, sarà, può essere un gemello diverso, però sì, credo non faccia lo stesso mestiere, ma bisogna azzeccare. Sì, sì. A qualche chilo in più forse, sì, secondo personaggio. Più, qualche anno in più direi pure. In effetti c'è una certa somiglianza. Allora, se vi prenotate al nostro numero... Non so se hanno frequentato la stessa sezione, la stessa classe. Ah, hai dato un indizio. No, non lo so perché... L'altro è un po' difficile che lo indovinino, Destro. Beh, non lo so, non lo so. Beh, forse è meno conosciuto dai tifosi dell'Aquila, ma insomma è abbastanza popolare come personaggio. Anche Diego Martelli qui in studio, il nostro operatore, annuisce, ha indovinato. Forse Diego andrai tu a vedere la partita dell'Aquila. L'Aquila San Marino è la partita che andrà a vedere il nostro vincitore. Vediamo ancora questa schermata, pensate a chi possono essere questi due personaggi scovati da Antonio Leonardi. No, vorrei dire che scovati da me, ma in collaborazione con Andrea Di Fabio, che è bravissimo, io gli segnalo e lui trova le foto, le immagini, trova sempre quelle giuste, quindi l'opera è soprattutto di Andrea. Ringraziamo Andrea Di Fabio per la preziosa collaborazione. E adesso siamo pronti per vedere invece il servizio. Abbiamo una telefonata in linea. Rete 8 Sport, buonasera. Sì, buonasera. Ciao, chi sei? Sono Gianluca da Pescara. Gianluca Lavezzano. Allora, chi sono questi due personaggi? Dovrebbe essere Ercole Di Nicola e Fabrizio Bracconieri. Antonio? Bracconieri, è vero, sì, l'hai preso, dai. Bravissimo, al primo colpo. Al primo colpo, quindi insomma ci stava, era facile, dai. Bene, grazie Gianluca. Allora lascia i tuoi dati regia perché andrai a vedere, ospite dell'Aquila Calcio, la gara con il San Marino che si giocherà domenica prossima. Domenica prossima, domenica, sì. Sì, domenica, no, sì. Giusto per magari chi non lo conosce, Bracconieri è un attore romano, è nato con la serie I ragazzi della terza C. Per quello parlavi di classe. Esatto, credo che se De Nicola ha fatto la C, insomma, più o meno saranno incontrati. Bene, allora abbiamo assegnato anche questa settimana i biglietti e ringraziamo l'Aquila Calcio per la collaborazione e adesso andiamo a vedere invece il servizio su Tutto Cuoio l'Aquila, curato da Massimo Profeta. Non un pareggio banale, il secondo consecutivo in trasferta al termine di una prestazione assai confortante per carattere, l'Aquila colpita a freddo e qualità della manovra, un solo limite, la squadra di Giovanni Pagliari ha difettato di incisività negli ultimi 16 metri, da copertina il pareggio di Andrea Scrugli, autentico gioiello, il responsabile dell'area tecnica Ercole Di Nicola. Sei d'accordo? Hai fatto una disamina giustissima, oggi
era una partita da vincere, perché penso che per 90 minuti abbiamo tenuto il pallino del gioco, abbiamo cercato sempre noi di fare la partita, di fare la giocata, però siamo mancati in incisività. È normale che il mister dovrà lavorare su questo aspetto, che secondo me è un campionato importante per quello, è livellato come quello del girone B, è importante. Senza lo sfortunato Perpetuini, chiavi del centrocampo a Corapi, mezzali Mancini e Zappacosta, davanti Ceccarelli e San Domenico a supporto di Perna, terminale della manovra. Ai margini causa squalifica Pacilli. Ancora imbattuto il tutto cuoio viene schierato da Massimiliano Alvini secondo i canoni del 4-3-2-1. Colombo e Gargiulo, in realtà un centrocampista, alle spalle di Gioè. Dopo due minuti clamoroso infortunio di Zandrini su questo pallone innocuo, quasi un alleggerimento dell'ivoriano Konaté. Una colata di ghiaccio sulla squadra di Pagliari, che tuttavia non si perde d'animo reagendo col gioco, tra i più attivi senza dubbio Ceccarelli. Al sedicesimo splendido cross a tagliare l'area di Scrugli, le proteste di San Domenico, presunto contatto con Mulas, pressione che tuttavia si concreta al minuto 27, corner di Ceccarelli, batti e ribatti, ci prova Pedrelli contratto da Konaté, la palla resta lì e Scrugli si inventa una giocata d'autore, destro a giro davvero meraviglioso che lascia di stucco anche il portiere Bacci. Per il 22enne terzino di Tropea è anche la prima gioia tra i professionisti. Subito dopo però numero di Gioè, invito perfetto per la testa di Colombo, tutto solo riflesso di Zandrini che in parte riscatta il macroscopico errore commesso in avvio. È sempre l'Aquila a comandare il gioco, Ceccarelli dentro per Perna, affrontato così dall'ex ingrosso, la palla cambia direzione, qualche dubbio rimane. Allo scadere della prima frazione cambio di gioco di Ceccarelli e sponda intelligente di Mancini, che nessuno degli attaccanti a seconda. Ripresa se vogliamo ancora più coraggiosa, Mancini imposta, San Domenico rifinisce, Perna tocca di prima intenzione, sfera di un niente al lato, che occasione. Al quarto Pedrelli da fuori, conclusione velenosa che Bacci devia in angolo. Nel frattempo Colombini per Konaté, Gargiulo in mediana, Alvini passa così al 5-3-2. La qualità di fraseggio dei rossoblù è notevole. Minuto 17, manovra corale, un tocco e via, Zappacosta, Ceccarelli, Scrugli, assist per Perna, chiude Bacci, perplessità sul fuorigioco sbandierato dall'assistente di Stripoli di Bari. Del Pinto rileva Zappacosta, la mezz'ora Bernasconi rimpiazza Ceccarelli, a 10 minuti dall'epilogo De Francesco per Mancini. Un solo rischio nel finale su azione di rimessa, precipitoso Cherillo, Colombo si era liberato, meglio così. All'ultimo respiro invece Corapi illumina, San Domenico anticipa difensore, portiere, porta sguarnita, Colombini spazza, peccato, ora però serve la svolta, ovvero la prima vittoria stagionale. A proposito di attacco, stai sondando ancora il mercato degli svincolati, la sincerità? Ah no, ma noi abbiamo pasta sull'Uruguaggio che in settimana si aggregherà al gruppo, quindi la prossima settimana è pronto. Abbiamo Perna che sta vivendo un momento non molto felice, però sono convinto delle potenzialità del ragazzo, e poi abbiamo Pacilli, Ceccarelli, San Domenico, quindi diciamo che qui non si tratta di dover comprare qualcun altro perché manca l'attaccante, qua si tratta solo che bisogna aggiustare la mira, ecco. Antonio, come mai questo abbonamento ai pareggi dell'Aquila? Ma è una squadra che insomma credo che debba ancora trovare un assetto definitivo, insomma Pagliari sta lavorando, spesso cambia formazione, e quindi tutto sommato sta tenendo il campo abbastanza bene, insomma a parte lì insomma c'è stata pure la partita di oggi, c'è stato quell'infortunio del portiere che un po' ha condizionato il resto della gara, però mi sembra dall'immagine che abbiamo visto che abbia avuto diverse occasioni, quindi è una squadra abbastanza viva. Io credo appunto, come dicevo prima, è un girone ancora da decifrare, quindi credo che l'Aquila rientri tra queste squadre che devono ancora far capire quali possono essere i suoi valori reali, insomma tra l'altro insomma, 4 punti non sono pochi tutto sommato. L'Aquila torna sabato tra le mura di casa con il San Marino, sabato alle 19.30, vogliamo immaginare che questa possa essere la prima vittoria degli uomini di Pagliari, Franco e Battista? Penso che sia una squadra in ripresa, non ha avuto un inizio facile, però ultimamente sta giocando anche bene, penso che il San Marino sia
insomma, arriva al momento opportuno per centrare la prima vittoria stagionale. È già uno scontro diretto questo, vediamo la classifica con l'aiuto di Rino D'Angelo. Antonio, è un solo punto il San Marino dall'Aquila. Sì, insomma, comunque San Marino credo che abbia fatto un pareggio col Pisa, se non sbaglio. Sì, rivediamo se è possibile anche i risultati precedenti, insomma. Cioè, ripeto, sono tutte squadre ancora da scoprire, quindi San Marino dovrà giocare il posticipo, dicevo, il turno precedente, insomma. Uh-huh. Più o meno come ha detto anche Di Battista, la vera squadra che in questo momento non si nasconde un po' il Pisa, che era partito con i fuori pronostici, credo che stia andando, che abbia anche un organico abbastanza agguerrito. Va avanti un po' alti e bassi ancora, che però insomma è ripartita la grande. Anche sono risultati che di domenica in domenica cambiano. Anche Pro Piacenza aveva vinto una partita di goleada, adesso ne ha prese 4 ad Ancona, quindi dare dei giudizi. La stessa Ascoli, una partita fortissima, eppure insomma ha perso una partita che probabilmente era data come favorita, perché la SPAL pure non è una squadra ancora pronta. E invece la sorpresa mi sembra che sia il Prato, che è una squadra fatta soprattutto da giovani, c'è questo gemellaggio con l'Inter, sono 8-9 giocatori che vengono dalla giovanile dell'Inter, tra l'altro l'allena Esposito, che è stato anche allenatore della primavera dell'Inter, e sta facendo, tra l'altro, una barca di gol, ha fatto 4 il turno precedente. Ma sa, due attaccanti importanti. Sì, c'ha Boccaloni in particolare, che è uno dei pochi di esperienza. C'è il centravanti, diciamo, del Novara. Sì, esatto, sì, adesso. Quindi, Rubino, esatto, che danno l'esperienza anche. Però è sorprendente, perché in effetti la base è fatta soprattutto da giovani, alla prima esperienza in un campionato, tutti, diciamo, tutti ragazzi importante. della primavera dell'Inter. Sì, c'è anche Fofanà nel, cioè, ma non è il nostro. Non è, ragazzi, non è il Fofanà, è un omonimo. Fofanà forse è lo zio di questo qua, non lo so. Antonio, tocca ancora a te con la top, sì, i top di Lega Pro. I top. Uno già l'hai anticipato, del Teramo. Sì, vabbè, e ovviamente la scelta non è mia, io leggo soltanto, perché la scelta è di Enrico Giancarli e Massimo Profeta. Enrico Giancarli, che hanno visto le due partite, e appunto c'è Scrugli, questo ragazzo ha fatto un gran gol, tra l'altro lui ha fatto tutta, come ho già detto, ha fatto tutta la preparazione con Pescara, poi la decisione tecnica è stata quella di darlo, visto che non avrebbe trovato spazio, almeno nell'idea dell'allenatore, è tornato all'Aquila. È un 92, quindi anche abbastanza ancora giovane, nonostante abbia una buona esperienza, ha giocato diversi campionati con la Vibonese in particolare. E l'altro è il solito La Padula, che continua a segnare e continua ovviamente a prendere il voto migliore di questo Teramo. Speriamo la prossima domenica di scoprire anche qualche altro gioiello del Teramo, insomma. Dal calcio al calcio a 5, torniamo a collegarci con Montesilvano. No, non è ancora pronto il secondo collegamento con Montesilvano. Massimo Oddo, ha mai giocato a calcio a 5? Non sono proprio adatto, tecnicamente non sono proprio. Però continui a giocare a calcio, è vero? Per divertimento. Possiamo dire con chi? Anche a calcio a 5 ha giocato per divertimento. Con te ha giocato, ha reclutato, sì, anche lui. Stato il primo impatto mi ha mandato per l'aria, ma senza farlo, insomma, io che sono volato. Poca prestanza fisica. Allora, questa sera ci occupiamo ampiamente di calcio a 5, perché abbiamo detto domenica prossima, sabato e domenica prossima inizieranno i campionati, il campionato di Serie A, e possiamo effettuare il secondo collegamento con Montesilvano, dove l'Acqua e Sapone, vice campione d'Italia, si sta presentando questa sera alla stampa e ai tifosi. Vediamo se c'è Roberta Valerio. Roberta? E non solo, adesso anche capitano della nazionale italiana. Allora, innanzitutto diamo la parola a mister Bellarte, che tutti definiscono il filosofo del calcio a 5. Beh, durante la presentazione il presidente Barbarossa ha fatto veramente tanti complimenti a te, al tuo lavoro, ha detto che hai un po' rivoluzionato il gioco del calcio a 5. La tua risposta? No, ma i complimenti fatti a me ogni volta vanno sempre riportati ai giocatori, perché senza un allenatore
giocatore, senza i giocatori non è nulla, quindi potrei stare qui a disquisire su qualsiasi cosa, ma se non ho i giocatori che realizzano le mie immaginazioni, le mie elucubrazioni, poi non c'è possibilità che io possa essere obiettivo di alcun complimento. Beh, sicuramente l'Acqua e Sapone la scorsa stagione ci ha regalato tantissime emozioni, è una vera e propria corazzata, anche quest'anno l'ossatura bene o male è sempre la stessa, c'è qualche innesto nuovo, se non sbaglio sono tre, che gruppo è? Che Acqua e Sapone sarà? Comunque è un gruppo più completo, perché comunque ho più alternative nel roster. Se ho perso due giocatori importanti come Zanchetta a livello storico e Sciaghigna per talento, però i nuovi che sono arrivati sono di diverse caratteristiche e possono darmi quella completezza che magari mancava al roster l'anno scorso. Invece lo ripresentiamo, Stefano Mammarella, beh, che non ha bisogno sicuramente di presentazioni. Stefano, anche quest'anno una grossa responsabilità, forse più dell'anno scorso, perché beh, la società vuole tanto, vuole qualcosa in più. Sì, brava, sicuramente. Dopo le due finali raggiunte sia di Coppa Italia che dello Scudetto sarà difficile stare allo stesso passo dell'anno scorso. Però questo è lo sport e noi ce la metteremo tutta per fare le due finali che abbiamo fatto lo scorso anno e speriamo che quest'anno anche la fortuna ci assisti un po' e per riuscire a portare qualcosa di grande nell'Acqua e Sapone a Montesilvano. Intanto avete un appuntamento particolarmente importante tra poco, l'11 novembre, lo ricordiamo a tutti i telespettatori che ci stanno guardando in questo momento, avrete proprio la Supercoppa Italiana contro la Luparense. Beh, sarà una partita all'ultimo sangue, l'Acqua e Sapone sicuramente vorrà riportarsi a casa la Supercoppa. Sì, questa è la Supercoppa, per quanto riguarda me è la seconda che gioco dopo quella giocata con il Montesilvano. Io ci tengo tanto a questa coppa perché è come giocare una finale e tu confrontarti con una squadra di caratura come la Luparense, poi l'esito della partita ti fa capire tante cose per il futuro del campionato. Cosa ti senti di promettere infine ai tifosi, ai numerosi oramai tifosi dell'Acqua e Sapone, perché veramente il Palaroma durante le finali Scudetto e non solo è sempre stato strapieno di persone, di gente. Beh, c'era chi magari era incuriosito, chi invece è venuto proprio per passione, quindi cosa ti senti di promettere a questo pubblico meraviglioso e caldissimo? Sì, tu lo sai, sono un ragazzo scaramantico come da diversi anni che ti dico, però il mondo nostro, i giocatori, le promesse vanno fatte e non che non vengono mantenute, però cerchiamo di farle mantenere al massimo, quindi la mia promessa è un lavoro molto sodo durante l'anno. Non passerà niente lì tra i pali? No, sicuramente speriamo che quest'anno sia un altro anno dove possiamo o posso dimostrare tutto il mio lavoro e tutte le mie caratteristiche. E di essere veramente il numero uno al mondo, di nuovo. Sì, questo, lavoro per questo, perché confermarsi è sempre difficile, però mi piace stare sulle spine, quindi vediamo un po' di riuscire a raggiungere questo premio un'altra volta. Allora ringraziamo il grande mister Massimiliano Bellarte, il nostro Stefano Mammarella, a te la linea Mila, un bacio a tutti, grazie. Grazie Roberta, grazie anche ad Alberto Capo per questo collegamento, per la parte tecnica. Ricordiamo che Roberta Valerio insieme a Sergio Zappalorzo tornerà al timone della trasmissione Calcio a 5 Stelle lunedì 29 settembre su Rete 8 Sport. E per par condicio dobbiamo ricordare che c'è un'altra squadra abruzzese che sta per esordire in Serie A, quindi il Pescara Calcio a 5 che ieri ha vinto
vinto il Memorial Pietro Paoli di Rieti, una bella affermazione per gli uomini di Fulvio Colini che hanno battuto 3-2 in finale l'Orte con reti di Nicolò Di Rogerio e Canal. Questa è la foto scattata subito dopo la vittoria. Nella prima partita invece Morgato e compagni si erano imposti per 2-0 su Latina con Nicolò Di e Rogerio a segno. E sentiamo quali sono i programmi di questa società attraverso la voce dello Special One del calcio 5 italiano Fulvio Colini, che è l'allenatore dei biancazzurri, e di un nuovo arrivato, l'Universale Maxi Rescia. Mister Fulvio Colini è lo Special One del calcio 5 italiano, quindi lui non accetta un incarico in una nuova squadra senza programmare obiettivi ambiziosi. No, non è vero, no. Però in questo caso il Pescara si abbina perfettamente con le mie solite intenzioni, quelle di stare sempre al vertice, di creare dei gruppi soprattutto di lavoro che possano competere ai massimi livelli in Italia. Questo gruppo nuovo quale identità sta assumendo? Intanto quella del gruppo, una parola abusata e mai invece ben definita e mai concretamente poi sviluppata all'interno di uno spogliatoio. Io invece sto molto attento a questo, se il tempo a disposizione è sufficiente, in passato ho sempre verificato come l'attuazione di questo mio programma, che privilegia prima il gruppo, la compattezza, l'empatia e tutto quanto, porta a risultati superiori a quelli che normalmente dovrebbero esserci in presenza del materiale tecnico a disposizione. Lei ha voluto dei giocatori di sua fiducia e la società preferisce non parlare di obiettivi, però in fase di presentazione l'amministratore delegato Iannascoli si è sbilanciato parlando della possibilità di togliersi delle belle soddisfazioni. Bene, sono a medio raggio, a medio termine, i giocatori sono stati scelti proprio con queste caratteristiche, quindi in forma preventiva si cerca di costruire proprio quel famoso sistema mio di gruppo di lavoro. Abbiamo scelto i giocatori, la base è quella, partire da un gruppo di giocatori che per caratteristiche proprio sia professionali che proprio caratteriali rispondono alle nostre esigenze. Questo ci dovrebbe facilitare un pochino il gioco all'inizio, visto che è una squadra comunque nuova, i giocatori provengono da 2-3 squadre diverse, e speriamo che queste intuizioni della società e mie siano foriere di risultati che noi prevediamo, che sono quelli di stare stabilmente nelle parti alte della classifica. L'infortunio del portiere a pochi giorni dall'inizio del campionato e l'ingaggio così a sorpresa di Capuozzo, un estremo difensore che non proviene dalla Serie A, come lo affronterà questo campionato? Capuozzo lo affronterà come deve, cioè con la serietà, con la concentrazione e con la volontà di dimostrare che, insomma, è ancora possibile che lui possa giocare ai livelli l'abbiamo chiamato. Invece per noi non cambia niente, è normale che possa succedere qualche cosa di storto all'inizio, siamo stati costretti a cercare un portiere all'ultimo momento, abbiamo preferito un prodotto autoctono perché Capuozzo è di qua, è italiano e quindi per noi va bene così. Si comincia alla grande con il Caos Bologna, una delle squadre che si è più rafforzate per questa stagione. Il Caos è come noi la squadra che più tenterà da dietro di inseguire e possibilmente acchiappare le tre regine di questo campionato, la Luparense, come già sempre detto, di diritto perché è la squadra campione, e poi l'Asti e l'Acque Sapone che hanno i roster migliori, l'Asti come nomi, l'Acque Sapone come gruppo di lavoro, staff, tutti all'altezza, e quindi lavorando insieme da 3 anni potrebbero avere una marcia in più. Maxi Rescia, in questa squadra ci sono grandi nomi del calcio a 5 nazionale e internazionale, sarà facile trovare l'intesa tra tanti campioni, tante personalità forti? Sì, come dici tu, ci stanno tanti giocatori che hanno giocato a livello internazionale, mondiali, hanno vinto tutto, quello è più facile per noi, diciamo, perché alla fine tutti parliamo la stessa lingua, sappiamo di cosa si tratta questo, però comunque dobbiamo lavorare ogni giorno per ogni volta essere più uniti, conoscerci più in campo, però sicuramente sarà più facile. Tu sei un giocatore che si adatta un po' a tutti i ruoli, nella Pescara dove sarai prevalentemente impiegato?
Sì, questa cosa l'ha parlato con Fulvio appena sono arrivato, che cosa voleva lui da me, che aspettava da me. E lui mi ha detto che voleva un po' come facevo prima, diciamo, non solo da fisso, da ultimo, sennò ruotare dipende chi sta in campo, chi non ci sta, se c'è più difensori, se c'è di meno. Quest'anno si giocherà in 6, allora tutti più o meno dobbiamo adattarci a giocare qualsiasi ruolo. Lui vuole questo da me, dare ritmo alla squadra. Io proverò a fare quello che lui mi ha chiesto. Tu in Italia hai vinto solo uno scudetto con l'Under 21, hai fame di altri titoli? Sì, sicuramente è quello che mi manca per fare il salto di qualità personale. Io venivo dall'Argentina da vincere tutto, sono arrivato qua il primo anno già a vincere scudetto Under 21. Però va bene, c'è tempo, ancora sono giovane, ho perso una finale di Coppa Italia giustamente con Fulvio. Spero adesso insieme di riuscire a vincere qualcosa. Riprese di Roberto Scaricaciotto, li torniamo a parlare con Massimo Oddo della sua primavera. Allora Massimo, ti aspettavi questo inizio così incoraggiante, così brillante? Abbiamo detto imbattuti, due vittorie all'attivo e un pareggio. Ieri avete battuto il Perugia, che era a pari punti con voi. Sì, era a pari punti, no, sono... Al di là dei risultati, io sono molto onesto, non è circostanza, non è retorica, ma sono fermamente convinto che se allenassi il Milan o l'Inter ovviamente dovrei puntare alla vittoria. Siccome alleno il Pescara, che come altre squadre, come il Lanciano ad esempio, non possono essere paragonate alle grandi che fanno investimenti molto più grandi, il mio obiettivo è quello di far crescere i ragazzi al di là dei risultati, e poi ovvio che il fatto di avere dopo tre partite 7 punti, di aver incontrato due grandi squadre e una buona squadra è un risultato estremamente positivo, però quello che è veramente l'obiettivo che veramente mi pongo io è quello di cercare di trasmettere a questi ragazzi qualcosa di importante, di farli crescere, di prepararli il più possibile ad avvicinarsi alla prima squadra. Sotto questo punto di vista sono molto contento, perché oltre ad avere un discreto gruppo, un buon gruppo, ho dei ragazzi molto intelligenti che mi seguono e hanno voglia di imparare e di crescere. Ricordiamo i marcatori della gara di ieri: Silvestri, Guerra e Di Rocco che è stato convocato in nazionale Under 18 insieme a Vitturini. Massimo, ci sarà uno Verratti nella tua primavera? Non lo so, in questa primavera ci sono sicuramente dei ragazzi di prospettiva, talentuosi, che non vuol dire che hanno talento, talentuosi vuol dire che hanno sicuramente delle qualità, ma questo percorso dipende, se vogliamo, da chi li allena, ma dipende soprattutto da loro, dalla voglia che mettono in campo, dalla testa che hanno di voler imparare, di volersi migliorare. E ci sono giocatori, la storia del calcio ci insegna che sono passati giocatori talentuosi ma poi alla fine del calcio non hanno fatto nulla. Questi ragazzi devono capire che questa per loro è una chance, la devono inseguire il loro sogno mettendo tutto quello che possono mettere. Poi il talento li accompagnerà, però se poi diventeranno giocatori dipenderà molto anche da loro. Giovanni e Gianluca, i prossimi progetti della Onlus Massimo Oddo? Allora, noi fino ad adesso abbiamo soddisfatto diverse mission. Quest'anno puntiamo a cambiare un po' la mission, che sarà in particolare, mireremo a soddisfare delle mission sociali, quindi punteremo soprattutto a cercare di creare dei progetti per i giovani, per i bambini, per fargli fare sport, e puntare a progetti di integrazione che faremo noi insieme ad altre associazioni, mentre negli anni passati abbiamo soddisfatto mission che andavano dalle adozioni o soddisfatto mission svariate.
quest'anno vorremmo puntare un po' più questo aspetto. Come vediamo nella foto, noi quest'estate abbiamo fatto le Beach Olimpiadi, abbiamo fatto giocare 100 bambini in spiaggia e la mission è stata l'acquisto di una sedia job per far fare il bagno a persone disabili, quindi per permettergli proprio di fare il bagno in acqua. Oltre a questo abbiamo soddisfatto anche una mission sociale, abbiamo fatto giocare sia i bambini e sia per ogni squadra delle Beach Olimpiadi c'è un accompagnatore e questi accompagnatori sono stati scelti all'interno di famiglie che avevano disagi, quindi abbiamo soddisfatto una serie di mission. E c'era il coordinamento di Franco Oddo, sì, anche in queste Olimpiadi. Sì, c'era il coordinamento. Cioè, Luca, vuoi aggiungere qualcosa? Sulla sì, no, ho detto tutto in maniera perfetta a Giovanni, quindi da aggiungere c'è ben poco, semplicemente quello che l'obiettivo dell'associazione appunto è di coinvolgere sia i genitori che anche i bambini, perché è chiaro che in un momento difficile anche l'educazione ha comunque una sua importanza, quindi l'obiettivo è quello di cercare di aiutare delle persone in difficoltà, quindi delle famiglie anche qui nel territorio, dando sia concretezza con l'aiuto economico ovviamente, ma anche facendo capire quello che poi è il lavoro che c'è dietro. Quindi è anche importante coinvolgerli direttamente per capire che poi comunque c'è un qualcosa di concreto e perciò i bambini poi in prima, come è successo anche quest'estate, sicuramente si divertono tantissimo, perciò per noi è molto importante anche questo. Siamo in chiusura, il pronostico di Franco Di Battista su Brescia, Virtus Lanciano, Brescia di Iacone, l'Abruzzese di Iacone, ricordiamo. Beh, il risultato dell'anno scorso andrebbe bene, un pareggio va bene, penso una X, dai. Tra l'altro il reddito c'è proprio un pareggio, se non sbaglio, Iacone. In casa, sì. Ha giocato molto bene, la partita avrebbe dovuto vincere. Antonio, tu invece cosa preannunci sul Pescara Latina? No, il risultato dell'anno scorso non ci sia, insomma, sembra che Pescara ha perso per Latina. No, è una partita secondo me delicata, nel senso bisogna vedere come reagisce la squadra dopo questo periodo in cui il risultato non arriva, credo che quella prima cosa sia quella. Io mi auguro appunto che mantenga la serenità e la concentrazione, perché ripartendo senza presunzione, ripartendo proprio da quello di buono che stanno facendo, cercando di capire quali sono i problemi che frenano il decollo della squadra. È un brutto cliente, insomma, Latina è un brutto cliente, tra l'altro a parte Sforzini, che insomma sarà sicuramente un ex che giocherà magari in maniera con qualche pizzico di veleno in più, però voglio dire, sei un professionista, ma io soprattutto Viviani, che è un giocatore che può essere determinante con i suoi calci piazzati. È una partita rognosa, secondo me non va affrontata con la voglia di vincere a tutti i costi, perché io spero che la squadra abbia soprattutto la fermezza e la tranquillità per giocare questa partita tanto delicata. Ricordiamo turno in frasettimana di martedì alle 20:30. Massimo Oddo, la tua primavera come procederà invece? Noi andiamo a Milano contro il Milan, giocheremo sabato mattina, tra l'altro andranno anche in diretta TV su Rai Sport. Bene, allora in bocca al lupo a Massimo Oddo, noi ci salutiamo, ringraziamo Gianluca Di Felice, Giovanni Oddo, Franco Di Battista, Massimo Oddo, e in chiusura volevamo fare un augurio a un neo consigliere di Lega, il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. Antonio? Ci vediamo domenica prossima, credo, stessa ora. Stessa ora, stessa rete. Grazie a Dino D'Angelo. Stessa notte quando finisce. Grazie a Diego Martelli alle telecamere, a tutti voi buonanotte.